Tre settimane il tempo previsto per far partire le gare per la bonifica dei primi 16 ettari del suolo ex Italsider a Bagnoli, rimozione dell'Eternit compresa. Nel frattempo già sono partite le sperimentazioni di bonifiche da idrocarburi e metalli pesanti presenti nei suoli attraverso l'utilizzo di funghi, piante e l'ossidazione del terreno. 500 milioni di euro messi a disposizione per il rilancio di Bagnoli, ma il condizionale resta d'obbligo, visto che parliamo di più di 20 anni di promesse e impegni mancati da parte dei vari governi che si sono succeduti. E proprio per evitare l'ennesima passerella condita da ulteriori promesse che il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, nelle interviste di rito con i giornalisti che questa mattina hanno partecipato al sopralluogo nell'area, ha scelto il basso profilo. Scusate il ritardo, ma oggi partono i lavori. Sono lavori che vengono eseguiti con il minimo impatto per i cittadini, perché il movimento suoli sarà minimizzato al massimo e questo ha degli effetti per i cittadini e ci aiuta anche a prevenire eventuali problemi. Noi vogliamo aprire alla cittadinanza questo luogo, nel concorso di idee coinvolgeremo la città e saranno Bagnoli, apriamo oggi i recinti e proviamo a restituire alla città quello che negli anni è stato sottratto. Per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris questa è invece la volta buona. Si entra nel vivo della bonifica e si progetta la Bagnoli del domani con un grande processo di partecipazione cittadina. Ecco perché a fianco a me c'è anche il presidente della decima municipalità. Questa è una vittoria della città fatta prima con la lotta e poi con un grande spirito di coesione istituzionale che avevamo sempre ricercato. All'esterno dell'ex Italsider il ministro ha trovato a tenderlo i comitati di quartiere. Siamo qui soprattutto a proporre un documento dove ancora una volta suscitiamo tutte le ambiguità che ci sono sul progetto del Praru, ancora una volta la proprietà dei suoli rimane qualcosa di ambiguo, ancora una volta Invitalia come soggetto attuatore sembrerebbe potrà disporre come vuole di questo territorio ancora sotto commissariamento. L'articolo 33 non è mai stato completamente revocato e noi siamo qui a pretendere in prima cosa chiarezza, seconda cosa l'accesso ai dati. Vogliamo costituire un osservatorio scientifico che possa avere quindi la possibilità di accedere all'analisi dei dati per sapere se su questo territorio la bonifica inizierà, come inizierà, se le messe in sicurezza saranno fatte e soprattutto vogliamo che la destinazione d'uso dei territori da riconvertire possano rispondere veramente ai bisogni di questo territorio.